Il nostro ospite adesso tu ci puoi aiutare, perché oltre a essere un manager per conto tuo vedi il ruolo del manager da persona che offre servizi e quindi conosci situazioni diverse, sei orientata a leggere i trend e puoi aiutarci a dire che trend vedi, insomma, rispetto così all'evoluzione di questa figura. Poi di lì arriviamo anche a parlare di come anche un contesto di tecnologie che oggi si usano, insomma, impone dei cambiamenti di atteggiamento o forse in qualche modo determina anche il ruolo del manager. Però se partiamo da un ragionamento sui trend così. Come ti dicevo, lo spunto per questo intervento mi è stato fornito dalla lettura di un rapporto particolarmente interessante, da una ricerca condotta da High Group su 1400 aziende, 1400 professionisti HR. Particolarmente interessante, dicevo, fin dal titolo. Il titolo è Next Generation HR, cioè quindi le HR della prossima generazione. Cioè, stando a questo... Già è una bella scommessa pensare di cogliere il trend in questo. Sì, diciamo che questo rapporto, stando a questo rapporto, siamo, secondo Hay, alla vigilia di una vera e propria rivoluzione del mondo HR. Raccontaci. Cioè, nel senso che l'insieme di una serie di cambiamenti, di trend sociali, demografici, ambientali, economici, stanno in qualche modo rivoluzionando il nostro mondo HR, per intenderci. Sì. Ma la cosa interessante, qui sulla prima parte non c'è tanto di nuovo, ma l'aspetto particolarmente interessante che mi ha colpito di questo rapporto è quanto questo cambiamento impatti proprio la funzione, no, del direttore delle risorse umane o di chi si occupa di HR in azienda, cioè nel senso che in realtà emerge quanto i professionisti dell'HR possono dare un contributo importante all'azienda nel comprendere o anche, se vuoi, prevedere alcuni di questi cambiamenti, quindi con un ruolo particolarmente attivo, proattivo, no? Allora descriviamo questi cambiamenti così. Allora, un cambiamento è sicuramente viene da quanto queste tecnologie nuove che oggi sono disponibili nella vita di tutti i giorni e che utilizziamo con una certa regolarità comincino ad essere, diciamo, diffuse anche all'interno delle organizzazioni. E quindi mi riferisco, diciamo, alle tecnologie, alle piattaforme social, di collaborazione, che noi pensiamo, diciamo, a Facebook piuttosto che a LinkedIn, piuttosto che a Twitter, ma in realtà esistono delle piattaforme social che sono utilizzabili all'interno delle organizzazioni e soprattutto sono integrate con gli strumenti che noi in azienda all'interno delle HR utilizziamo tutti i giorni. Diciamo che l'aspetto che mi ha colpito è come chi si occupa di HR oggi in azienda... Diciamo non che voglio... questo non è del tutto vero. Diciamo che è chiaro che chiunque di noi oggi in questa sicuramente sala, in questa riunione, sa che cos'è Facebook piuttosto che Twitter, piuttosto che, credo, nel nostro mondo LinkedIn. Quanto però queste, diciamo, tecnologie siano oggi a disposizione attraverso la nuova generazione di software, siano realmente a disposizione delle aziende, invece è molto meno noto. Cioè, nel senso che tendenzialmente noi pensiamo agli strumenti informatici, qui per venire al tema delle tecnologie, che servono alle risorse umane, li pensiamo come sistemi di tipo, se vuoi, tradizionale, dove li usiamo per seguire i processi di selezione, di formazione. Ognuno di noi usa, diciamo, un'applicazione, ce ne sono di tante, diffuse nelle principali aziende italiane, però, diciamo, applicazioni di tipo tradizionale. Sì. Però in realtà questo non è più
diciamo così, sta cambiando in modo molto, molto rapido. E quindi noi abbiamo in qualche modo, prendendo appunto spunto da questa ricerca, abbiamo in qualche modo elaborato, se vuoi, c'è un articolo che prima abbiamo scritto all'interno del nostro blog, abbiamo elaborato un po' quali secondo noi devono essere, o diciamo sono gli elementi principali di innovazione portata da queste tecnologie per chi si occupa oggi di risorse umane in azienda. Ecco, cioè, mi hai fatto venire in mente una cosa, che una grande un'azienda italiana, familiare, grande nel suo mercato specifico, settore farmaceutico, questi qui hanno questo problema che con tutti questi device tipo questo, no? Tendono a imporre l'uso di un solo device e soprattutto di una sola applicazione. Poi cosa succede? Che naturalmente ogni persona si scavalca questo, no? Perché questi strumenti sono fatti per darti qualche grado di libertà. Oggi la tendenza è molto quella di consentire ai dipendenti di utilizzare il proprio, no? Ecco, device, quello che usa, perché tanto uno per accedere usa, anche alle applicazioni, sì, aziendali lo usa lo stesso, bring il proprio your own device, no? Sì, questo bring your own device. Allora, questo era per dire, questo è un caso di insuccesso, perché se si pretende di utilizzare questi strumenti per vincolare i comportamenti, si può sulla carta farlo, ma poi ormai la tecnologia stessa permette di girarci intorno. Sì, questo diciamo che è un tema che si è dibattuto fino a qualche anno fa, se consentire ai dipendenti di utilizzare queste nuove tecnologie o i propri strumenti, il telefonino, no? Lo smartphone, per fini diciamo aziendali, quindi per accedere alle applicazioni aziendali. No, noi ormai penso che la maggior parte delle aziende si usa abbastanza regolarmente uno smartphone per accedere alle applicazioni aziendali, siano nel nostro settore, sì, per prenotare un corso di formazione piuttosto che per... Ecco, non so se è così diffusa, ma per cui tu raccontala non supponendo che sia già così diffusa e fai la tua, sì, proposta. La premessa è che noi ci occupiamo di queste cose. Appunto, quindi forse ma, diamo per ecco, scontato, no, ma forse, che forse, ti diciamo, dico, queste cose siano più diffuse di quanto in realtà, sì, lo sì, sono veramente, sì. No, e quindi te lo dicevo, ti dicevo di questo caso per dire di un'azienda dove poi dopo cosa succede? Che il direttore del personale poi arriva fino a un certo punto, magari certe cose non le sa, poi c'è di mezzo il servizio scusate, organizzazione, e c'è di mezzo l'information technology. Sì, allora, diciamo che allora, oggi... invece, come può essere uno, dal tuo punto di vista, un modo costruttivo di affrontare questo problema? E queste cose che tu dai per scontate, che probabilmente sul mercato non lo sono ancora, almeno per chi vive all'interno dell'azienda, come possono essere proposte? E quindi cosa si ottiene alla fine, e invece di dover rincorrere queste... gradi di libertà normalissimi che uno si prende, ecco. Sì, diciamo che ci sono stati negli ultimi anni tre innovazioni sulla nostra tecnologia che hanno consentito all'area del personale, alla funzione HR in azienda di migliorare notevolmente alcuni processi. Diciamo. Questi tre innovazioni sono da una parte il cloud computing, che consente sostanzialmente di utilizzare un'applicazione, appunto vuoi un'applicazione per la selezione, formazione, sentivo performance review, piuttosto che di gestione delle risorse umane, dell'organico, consente di gestire questa diciamo, funzionalità ovunque i manager, piuttosto che i dipendenti stessi si trovano. E consente diciamo di gestirle in modo 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, quindi sostanzialmente sempre, una disponibilità continua dell'applicazione. Se uniamo a questo, cioè il cloud computing vuol dire non dover
necessariamente dotarsi di tutti gli strumenti che servono nella mia azienda per poter usare un'applicazione. Io uso Facebook piuttosto che Twitter, piuttosto che queste applicazioni social oggi, ovunque io sia, senza la necessità di installare qualcosa, dotarmi di qualche cosa. Al cloud computing si è affiancato la grande disponibilità della tecnologia mobile. Citavo qualche tempo fa questo numero, cioè nel senso che oggi nuovi device su 4 che vengono acquistati in Italia sono smartphone con un abbonamento internet, per cui chiunque oggi può collegarsi dal proprio device mobile a un'applicazione. E quindi sostanzialmente ovunque noi siamo, sempre possiamo collegarci a un'applicazione. Queste due tendenze, assieme alla grande diffusione delle piattaforme sociali, ha consentito di cambiare completamente il modo di vivere e utilizzare le tecnologie internamente alle aziende. Perché sì, se prima io dovevo, per fare un colloquio di selezione del personale, essere di fronte a un terminale all'interno della mia società, della mia azienda, e necessariamente queste applicazioni prevedevano un'installazione, tutta una configurazione, oggi no, oggi posso svincolare questo processo dalla presenza mia fisica in azienda, piuttosto che dalla necessità di chiamare il candidato in un luogo fisico. E questo vale per tutto. Noi abbiamo fatto una ricerca che è sul nostro sito ed è, ritengo, molto interessante, sulla gestione delle ferie in Italia. Non solo, anche in Inghilterra e in altri paesi, la gestione delle ferie, la pianificazione della richiesta di ferie, sembra un aspetto, diciamo, anche. Ma abbiamo fatto un'analisi su qual è il costo per un'azienda, non solo in termini proprio di costo nel conto economico, perché il fatto di i residui ferie, come insomma, sappiamo, hanno le ferie non utilizzate dai dipendenti, procurano un costo all'azienda che va iscritto nel conto economico, anche nel bilancio. Ma questo in termini proprio di perdita di efficienza, perché il dipendente deve richiedere le ferie, il responsabile le deve approvare, l'ufficio delle risorse umane lo deve registrare, eccetera, eccetera, cioè tutta questa gestione aveva un impatto che noi abbiamo fatto l'indagine sulle PMI, comunque fino a 150.000 euro di costo nel bilancio di una società piccola. Sì. Ecco, questo oggi con una semplice automazione, cioè nel senso che io dal mio telefonino richiedo un giorno di assenza, la pianifico, il mio responsabile guarda il team, vede che quel giorno posso essere in ferie, verifica che non ci sia incompatibilità con la funzione specifica, eccetera, eccetera, poi approva la funzione di risorse umane informata, consolida, questi dati sono immediatamente disponibili all'ufficio finanziario, amministrazione e finanza, che ha ottenuto un miglioramento molto significativo semplicemente perché si è portato questo processo nelle mani di chi poi il manager in questo caso e il dipendente poi hanno tutti gli elementi per poter decidere se andare in ferie o no, e quindi senza bisogno di un... Ritorniamo da capo, perché il tema è questo: probabilmente il dipendente o la persona che vive nella sua vita quotidiana utilizzando questi strumenti è prontissimo a usarli, però deve usarli, però perché in azienda li si usino, c'è bisogno del fatto che il manager ci creda, che li sappia usare, che pensi di non perdere controllo, che gli vengano offerti per le differenze che ci sono da delle procedure informatizzate che invece irrigidiscono la gestione, i processi. Quindi come si fa? Avevi esordito appunto dicendo di questa ricerca, che c'è bisogno di questo cambiamento, oppure è già un cambiamento che si sa che è in atto, che i direttori delle persone, degli uomini e HR sono già più propensi a usare questi strumenti? Qual è il passaggio che serve perché questa cosa si realizzi e non resti questa situazione dove uno con questo device fa tutto quello che vuole per quello che riguarda la sua vita privata, ma invece per le cose aziendali non succede ancora? Sicuramente c'è bisogno di
cioè, te lo dico perché abbiamo qui di fronte le sì, persone, diciamo che c'è poi, sicuramente cioè, che passaggio dobbiamo fare? Allora, oggi le tecnologie, soprattutto il cloud computing, è un tema molto importante, è quello della sicurezza. Cioè, nel senso che a volte si pensa che i miei dati sono chissà dove. Oggi è dimostrato che le tecnologie cloud sono più sicure di quanto possano essere le infrastrutture create da un'azienda medio-piccola. Cioè, tu pensa, i nomi, diciamo, i fornitori, i grandi provider sono Amazon. Cioè, Amazon ha server, data center sicuramente molto più sicuri di quelli che può, di ciò che può mettere in piedi un'azienda, una media azienda italiana, piccola azienda italiana, perché sicuramente ha capacità di investimento per rendere sicuri i dati molto più alti. Beh, ci basta dire che ci sono, che i nostri dati personali sono sui siti delle banche, e quindi vuol dire che in qualche modo di quelle ci fidiamo. Cioè, sì, e tendenzialmente la resistenza che hanno alcune aziende oggi, ecco, più diciamo, cioè, in Italia, perché se lo dici forse in altri puoi dire paesi, due parole per smontarla questa, sì, resistenza. Diciamo che questo è qual è il ragionamento, nel senso che sicuramente il tema della sicurezza è un tema molto sentito, però allo stesso tempo è un tema che negli ultimi anni è diventato quasi un ritornello, no? Il cloud, c'è un problema della sicurezza, poi però in realtà è abbastanza facilmente smontabile dal punto, analizzando proprio i dati di fatto, cioè nel senso che il numero di attacchi a una grande azienda data center sono sicuramente molto inferiori rispetto a quanti attacchi a un'azienda molto piccola. Quindi il tema della sicurezza è un tema oggi, diciamo, che noi vediamo abbastanza risolto dal punto di vista della convinzione da parte di una media azienda a dotarsi di una soluzione, diciamo, cloud. La resistenza maggiore da parte delle aziende è sicuramente di delega, nel delegare a dipendenti e manager alcune funzioni che tendenzialmente sono state accentrate all'interno o della funzione HR o di altre funzioni aziendali. Sentivo prima, si parlava di creazione delle squadre, di gestione delle persone da parte del management, della linea, della prima linea, eccetera. Da questa ricerca che ti citavo emerge questo dato, che una grande innovazione portata da questa, diciamo, nuova generazione di tecnologie, proprio quella di consentire al management in linea di avere a sua disposizione strumenti che gli consentono di gestire le persone, gestirle in modo diretto, avendo tutti gli strumenti in mano per poterle gestire. Questo, diciamo, fa sì che un po' si possa prescindere da continuamente rivolgersi a una funzione centrale, ma soprattutto faccia sentire il manager responsabile proprio di questo task, che è la creazione della mia squadra, cioè la responsabilità diretta di gestire le persone delegata in qualche modo al manager, cosa che non è, diciamo, sempre così scontato, che una parte della mia attività di manager è quella, sempre più fondamentale, di gestire le persone. Poi però spesso il management si lamenta con la direzione del personale, dice sì, però io lo vorrei fare, ma non ho gli strumenti per fare una performance review, piuttosto che per capire quali sono i fabbisogni formativi, eccetera. Allora, le nuove tecnologie consentono al manager di avere a sua disposizione questi strumenti nuovi che consentono una migliore gestione delle persone, proprio nell'ottica di rafforzare in qualche modo questa sua funzione, quella di gestire il suo team. Quindi stiamo dicendo ai direttori del personale che non devono mettersi di traverso impedendo questo fatto significa in qualche modo mettere più strumenti, più informazioni in mano al manager di linea. Sì. Ecco,
e quindi il direttore del, adesso non so, sto semplificando, ma il direttore del personale può dire no, perché voglio essere ancora io che controllo alcuni dati chiave, oppure accettare questa situazione e essere quello che prepara questi dati e che facilita il fatto che questi dati arrivino. Una serie di attività direttamente al manager di linea, sì. Diciamo attività che ovviamente la cui delega, diciamo, è facilitata dall'utilizzo di certe funzionalità. Ripeto, ci sono alcune aree che sono tradizionalmente state toccate da questa delega, altre invece che sono sicuramente più recenti. Noi abbiamo tra i nostri clienti sicuramente molti da anni usano già funzioni di performance review, ad esempio, piuttosto che di valutazione dell'MBO, eccetera. Quindi molte sono già oggettivamente più pronte per essere delegate, altre lo sono meno, e quindi il nostro lavoro è quello di cercare di fare in modo che le nuove tecnologie siano a disposizione del management e dei dipendenti anche per quelle che sono funzionalità meno pronte, ecco, per questa delega. Però il primo che deve convincersi è il direttore del personale. Sì, anche se io devo dire che ho lavorato molto anche all'estero, da un anno a questa parte mi occupo nello specifico dell'Italia. E, sì, concludi con un confronto, sì, appunto, può essere. Devo dire che io trovo, rispetto agli Stati Uniti piuttosto che all'Inghilterra, alla Francia, l'Italia è un paese che ha una notevole cultura, esperienza e maturità anche, cioè nel senso che sia dal punto di vista delle tecnologie, cioè nel senso che l'azienda media italiana è sicuramente un'azienda che è dotata di tecnologie molto innovative anche rispetto alle società del mondo anglosassone, e devo dire che trovo molte novità rispetto a qualche anno fa, sicuramente anche nelle direzioni di risorse umane. Noi incontriamo molti direttori del personale, responsabili di funzione, responsabili di compensation piuttosto che dello sviluppo e organizzazione, molte persone anche giovani, molte persone propense ad utilizzare le tecnologie, ad utilizzarle in modo costruttivo e proattivo. Cioè, mi sembra che, ripeto, confrontando almeno dal mio piccolo punto di osservazione con le esperienze che abbiamo fatto in altri mercati, anche decisamente, almeno sulla carta, più avanti dal punto di vista dell'information technology, invece c'è c'è molto, attenzione, fermento e anche voglia di innovare, innovare all'interno della nostra, azienda media italiana. Ecco, poi ovviamente ci sono i casi di eccellenza, ci sono le aziende che sono un po' più piccole, un po' più indietro, che magari anche stanno facendo fatica a portare avanti altri obiettivi, però mediamente sono rimasto notevolmente impressionato dal livello di maturità e di innovazione presenti nelle aziende italiane. Beh, mi pare una buona cosa, insomma, cioè, avere questo confronto qui e vedere che siamo più predisposti noi di quello che accade in altri paesi. Siamo sempre qui a dire che dobbiamo imitare gli altri, invece. Bene, grazie. Prego.